Ringrazio il nuovo DS Moreno Sacchetti, da qualche giorno alla guida tecnica sotto l'aspetto del mercato dell'Aquila 1927. Nuovi innesti che hanno già dato una buona risposta, parlo di Giulio Dori, ma anche chi aveva trovato pochi minuti nella prima parte della stagione, Sacchetti, ha dato buone speranze, ha regalato belle cose. Sì, è stata una buona prestazione, sofferta fino all'ultimo, primo tempo bene, forse qualche occasione di troppo, la squadra ha mancato troppe occasioni, poi dopo a volte la legge del calcio ti può punire quando si sbagliano così tante occasioni. Oggi però ci è andata bene, merito ai ragazzi che hanno fatto una grande partita di sacrificio e anche di buone giocate, buona qualità. Direttore, in diretto ho evidenziato questo aspetto, l'Aquila che produce, storicamente lo ha sempre fatto, lì davanti qualche difficoltà, rapportando il tutto alle occasioni create. Negli ultimi 15-20 metri forse qualche decisione sbagliata e l'assenza di un vero bomber, forse adesso però ne mancano due. Oggi però le occasioni ci sono state. Sì. Quindi Persiani difficoltà a realizzare, ecco, sì, sotto sì, l'aspetto statistico. Sì, Persiani ha fatto una grandissima partita, sono contento per il ragazzo perché insomma si meritava una prestazione del genere. Mi dispiace, peccato che purtroppo gli è mancato il gol, ha avuto quelle due o tre occasioni che non è riuscita a buttarla dentro, però è stato bravissimo. Direttore, ovviamente mercato in fibrillazione, non solo per voi, i risultati di oggi vi danno uno stimolo maggiore per andare a cercare il giocatore giusto, i giocatori giusti da mettere nel posto giusto, perché si è riaperto un po' tutto, eh? Insomma, rispetto a qualche ora fa la distanza non è più quella di 8. Ma le idee chiare già ci sono, già c'erano prima, quindi dove intervenire. Oggi i risultati ci aiutano, quindi ci danno ancora più fiducia, più carica. Martedì arriverà l'attaccante, ti do questa notizia. Sì, bene. Probabilmente però non ci dai il nome, da quello che ho capito. Il nome lo dovresti sapere tu. Allora è Diego Allegretti, ci ho azzeccato qualche giorno fa. No, mi dispiace. Ah, allora è con la G di Genova. Non sarà Diego Allegretti, lo vedrai martedì. Perfetto, allora, però insomma ce lo puoi dire. Chi? Sì. Chi no? Chi martedì lo vedrai. Dai. Benissimo, perfetto. No, perché ancora non è, siamo in trattativa, siamo in fase avanzata. Benissimo. Però non è ancora, manca ancora quel 10-15% che è fondamentale per chiudere. Ma più che altro mancano alcune ore, perché ci hai annunciato in diretta e ti ringraziamo ovviamente, che arriverà martedì per il primo giorno di allenamento. A proposito di attaccanti, è stato un fulmine a ciel sereno la decisione presa da Calesio o di concerto con la società? So che c'è stato un colloquio diretto faccia a faccia tra Luis Fabian e te, non so se puoi dire quello che vi siete detti. Sì, assolutamente, io ho detto al ragazzo che lui rientrava assolutamente nel progetto tecnico, il ragazzo ha manifestato questa volontà di voler andare via, e a quel punto di comune accordo con la società, con il mister, abbiamo deciso di non convocarlo e di non farlo giocare.